Buonasera a tutti, siamo qui al Palamangano per una partita di Cesarano Scafati Basket contro Stella Azzurra Roma. La Cesarano Basket roster è Fabio Sansone, numero 3, numero 4 Danilo Mancelli, numero 5 Vincenzo Di Capua, numero 6 Marco Milan, numero 7 Ernesto Caccarello, numero 8 Nicolò Petrucci, numero 10 Marco Cucco, numero 15 Roberto Malpete, numero 18 Roberto Vitello, numero 21 Roberto Biagio Sergio, numero 22 Mariano Esposito, coach Luigi Giovino, assistant coach Enrico Cirillo, secondo assistant coach Marco Ramo. Nella Stella Azzurra gioca invece il numero 6 Mattia Da Campo, numero 7 Denis Albergovic, numero 11 Lazar Nikolovic, numero 12 Todor Radonjić, numero 13 Andrea Antonacci, numero 14 Stefan Nikolic, numero 15 Scott Ulaneo, numero 16 Babacar Saye, numero 18 Tommaso Guariglia, numero 23 Donato Vitale, numero 24 Emanuele Trapani, coach Germano D'Arcangeli. Manca poco all'inizio, l'arbitro si stanno mettendo d'accordo. Ok, ci siamo. Possesso palla per il momento per la Cesarano, che va avanti con il nuovo fallo. C'è il primo fallo. Ricomincia Stella Azzurra Roma con il numero 15. Possesso per la Stella Roma. Ecco che il numero 15 prende la palla, passa al numero 18. Ecco il numero 12 tira da 3. Niente. Riprende il nuovo possesso palla della Stella Roma con il numero 8. Ecco il numero 13. Ecco sotto canestro il numero, ci prova da 2. Nulla dentro da fare. Fallo. Adesso riprende la Cesarano con il numero 5 Vincenzo Di Capua. Vincenzo Di Capua, ecco il canestro, signori, c'è il canestro del numero 7 Carichiello. Ecco che la Stella Roma ci prova da 2. Nulla. Stella Roma sempre sotto canestro, c'è un piccolo litigio e c'è, riprende di nuovo il possesso palla da parte della Cesarano. Riprende la palla il Cesarano con il numero 5 Di Capua. Ecco che è il numero 21. Passa di nuovo da 3. Niente da fare da 3. Riprenderla di nuovo sempre possesso palla della parte di Cesarano. Di Capua ci prova. Di prova da 3. Ok, il numero 7 Carichiello da 3. Di nuovo palla Stella Azzurra, ci prova. Fallo. Palla per la Cesarano Scafati Basket. Sempre Di Capua con la palla. Nicolo Petrucci che passa al numero 21 Biagio Sergio. Biagio Sergio da 3, niente da fare. Ci ha provato Biagio Sergio con una tripla, non mai riuscita. Stella Azzurra ritrova la palla con il numero 11 che ripassa di nuovo al numero 20. Numero 15 di nuovo al numero 11.
Ecco, c'è un fallo da sotto canestro che gli dà la possibilità di fare due tiri liberi. Primo fallo per il numero 7, Enrico Ciaccari, Carrighiello, scusate. E il primo tiro libero va dentro per il numero 15, Scott Unlaneo. Ecco il secondo, e c'entra anche il secondo. Di nuovo per lo stesso, palla per la Cesarano. Ecco. Biagio Sergio che ci prova. Di Capo che ha in questo momento lui la palla. Prova da tre e non entra, mannaggia. Oh, c'è un... per salvare la palla ci... ricomincia il gioco, esce fuori la palla e ricomincia il gioco di nuovo la Stella Azzurra Roma. La passa è... c'è un canestro da due per la parte della Stella Azzurra Roma. Ecco che la Cesarano subito di nuovo attacca. Carrighiello, numero 6. Nuovo Di Capo. Di Capo prova l'ingresso da 2. No, non c'entra. E ci prova anche la Stella Azzurra, sempre da due, riprende subito la stessa palla di nuovo la Cesarano. Ecco la Cesarano ci prova da tre. Niente. Vai quello da due. E entra, signori, da due. Il numero 7, sempre Ernesto Carrighiello. E fallo, c'è un fallo fondo da parte della Stella Azzurra Roma. È un attimo di time out, muori. Ecco che gli arbitri chiamano i giocatori di nuovo ingresso in campo. Mentre la Cesarano c'è in campo, se l'Azzurra mo entra. Lo stesso palla per Stella Azzurra Roma, che giustamente dal fallo di prima. Da tre ci prova e niente da fare. La Stella Azzurra Roma con il numero 6, Mattia da campo, non ci prova, non va dentro. Ora di nuovo stesso pallo per la Cesarano. E riprende subito con subito la Stella Azzurra Roma. Enco, e ce la butta dentro il numero 12, Todor Radonovic. Vai. Ecco che la Cesarano rimette la palla. Di Capo, c'è un gioco molto veloce. Che da tre ci prova? Nulla, manco questa volta. Ecco che la Stella Azzurra Roma riprende la palla da sotto canestro. C'è un errore fra i giocatori, non si intendono. La squadra è Stella Azzurra Roma, non si riescono a capire fra di loro e quindi perdono la palla, e quindi va di nuovo alla Cesarano.
riprende il gioco alla Cesarano. Di Capo. Non. Ecco che Di Capo prende la 3. Niente. Ecco la stellatura Roma che riprende questa palla e va sotto canestro. Si fermano. Da 3 ci prova. Niente da fare, non arriva manco al canestro. Ecco che ritrova il possesso palla sempre la Cesarano. C'è grande gioco di velocità tra i giocatori. C'è un fallo da parte della Cesarano con il numero 20. Il numero 21, e fallo da dietro. Un primo fallo. Riprende il gioco Stellazzurro a Roma. Ecco che riprende il gioco la Stella Roma, Stella Azzurra Roma. Ecco che il numero 6 passa al numero 12 15. Ecco che ci provano. Ecco, ci provano da 3, da 2. E c'è, no, non c'entra da 2. Ecco che riprende sempre la palla della Stella Azzurra Roma. Un po' di impicci fra di loro. Riprende il gioco la Stella Azzurra Roma. Un po' di tema, diciamo. Ecco che riprende la, il gioco la Stella Azzurra Roma. Numero 12 sta provando da 3. Riprova da 2. E c'entra il numero 12 con il nome Andrea Antonacci. Ci prova da 2 e c'entra anche. Ecco che riprende il gioco la Cesarano. Di nuovo in area avversaria. Di capo prova ad entrare nel canestro, ci prova anche da 2 e quindi non sbaglia. C'è fallo sotto l'area, sotto l'area da parte del numero 12, da parte del fallo subito da Minnato. Riprende il gioco la Cesarano. Riprende il gioco la Cesarano. Sergio Bassa di capo. Di capo. Prova da 2. Numero 6. Oh, da 3. Niente da fare. No? Un gioco abbastanza veloce da parte della Cesarano. Riprende il gioco la Stella Azzurra Roma con il numero 6. Il numero 7 intende un po' a tenere la palla, non riesce a trovare un giocatore libero. Ecco che ci prova ad entrare in area e si prende, ci prova da 2 e si prende anche un fallo. Il numero 16, Babacar Sayé.
Ecco il secondo tiro di libero e entra anche quest'altro da parte del numero 5. Ecco che riprende il gioco alla Cesarano. Ci prova di capo Milnar, di capo si prende il suo fallo, un meritato fallo. Ecco che riprende il gioco alla Cesarano. Di capo è lo stesso palla. Cucco, ci prova da tre. E non sbaglio. Stella Azzurra Roma che prova da due. Nulla da fare. Non entra. Ecco che riprende il gioco da Cesarano, palla uscita fuori, quindi riprende il gioco da Cesarano. Cucco che ha la palla. Ecco il numero 8 che ci prova ad entrare nel canestro, però sbaglia. Ci prova, voleva fare un'infiltrazione, solo che poi ripassa Di Capua, che Di Capua non riesce a prendere la palla, quindi di nuovo possesso palla Stella Azzurra Roma. Fallo da parte della Stella Azzurra Roma. Ecco che riprende il gioco la Stella Roma. Stella Azzurra Roma, da. Ecco che ha il possesso palla adesso alla Roma. Stella Azzurra Roma. Ci provano ad entrare sotto canestro. Ci prova anche da due. E sbaglia. Ecco, sempre sotto canestro. Riprende il ribalzo da parte della Stella Roma Azzurra. E quindi la mette anche a segno. Ecco che il Sergio ci prova da. E si becca, si prende il fallo Sergio. Tiri liberi, lui per lui anche due tiri liberi. Ecco il primo tiro del Sergio. E non entra. Ecco il secondo tiro libero per Sergio con il numero 21. E entra, signori. Quindi riprende il gioco di nuovo la Stella Azzurra Roma. In gran velocità. Una difesa tutta a uomo da parte della Cesarano. Ecco che un gran passaggio, però diceva Di Capua, fa un fallo. Ah no. Ecco che, vabbè. Di Capua riprende di nuovo il gioco. Ci pensavo che era un fallo avversario, invece è un fallo per Di Capua. Riprende il nuovo gioco la Cesarano, che fa uno sbaglio, un piccolo sbaglio, però entra il numero 10 Cucco in aria, però no, riceve un fallo lui. Ecco il primo tiro libero per Cucco. Entra il primo. Ci prova un secondo. Ed entra. Ecco che riprende in gran velocità di nuovo la Stella Azzurra Roma. Mancano 52 secondi per il primo, la fine del primo quarto. Ecco che ci provano. Attaccano
ci provano la Stella Azzurra Roma, una difesa molto ben messa da parte della Cesarano. Ecco che riprende sul rimbalzo la Cesarano. Ecco che ci provano ad entrare in area, solo lui. No, e sbagliano. Ecco che la Stella subito dopo il rimbalzo rientra subito in area avversaria. Ecco un passaggio per Salieri. Eccolo, ci provano, gran velocità di passaggio, ci provano ad entrare in area da 3, il numero 23, niente da fare, ci provano in area, un rimbalzo che non si riesce a capire chi sarà, però la riprende la Cesarano, ci prova, Cucco, ed è finito il primo quarto. Ma la cartella sta andando, va, la cartella. Si ricomincia tra un po' il secondo quarto. Palla la Cesarano scappa di basket. La Cesarano che va con un gioco molto abbastanza veloce, ci prova Cucco da 3 e sbaglia. Ecco che sul rimbalzo la Roma riprende subito palla che corre velocemente in area avversaria della Roma. Una difesa da parte di Cesarano molto... C'è un po' di litigio fra di loro, però riprende subito lo stesso palla da parte di Cesarano. Ecco che Di Capo ci prova da 2. Oh! C'è un piccolo diverbio. Ci prova la Stella Azzurra Roma. Ecco che la Stella Azzurra Roma da 2 sotto canestro e ci prova il segno. Ecco che riprende di nuovo il possesso palla da parte da Cesarano. Cucco va, prova ad entrare subito in area, però c'è un fallo da parte della Stella Azzurra Roma ai danni di Cucco. Ecco che riprende il gioco da estremi del campo la Cesarano. Ecco che riprende il gioco la Cesarano. La Cesarano con un gioco abbastanza veloce si trova subito sotto canestro che ci prova da 2, niente da fare. Il numero 6. Ecco che la Cesarano prova ad attaccare. C'è un fallo da parte di Milna. Ed è per lui è già il secondo fallo. Tu sei all'inizio, tu? Sei all'inizio? Ah. Sono... Ecco che riprende il gioco, il fallo fatto dalla Cesarano, riprende il gioco in Roma Stella Azzurra Roma. Ecco che... Stella Azzurra ci prova ad entrare in area. Ah, perde palla. Però riesce a recuperare subito al numero 6 della Stella Azzurra Roma. Oh, c'è un passaggio che però non va con un tiro da 2. Ecco che riprende subito il gioco in gran velocità Cucco. Cucco vuole entrare in area ma c'è il fallo da Cucco. Ecco che va a segnare la palla a Seggio che dal limite dell'area prova a passare la palla a qualcuno. La passa di nuovo a Cucco che ci prova a Carello da 3. Ora non va. La Roma che, per la Azzurra Roma che prova ad attaccare in tutti i modi. Sai, ci prova da 2. Stella Azzurra Roma che riconquista la palla dopo che è uscita fuori. La palla.
Franco che prova sotto canestro la stella azzurra Roma e ci prova e va a segno con il numero 18 Tommaso Guariglia. Oh, c'è un passaggio, un grande gioco da parte della Cesarano subito in attivo da un grande canestro di Malpete. Stella azzurra Roma che prova ad attaccare, però riceve fallo. Stella azzurra Roma che ricomincia il gioco. Ecco che c'è un grande passaggio, però non va a segno, non va bene. Quindi c'è di nuovo il possesso, palla per la Cesarano, ricomincia subito la Cesarano. Ecco che la Cesarano prova ad entrare in qualche modo in area. Ecco che ci prova il numero 10 Cucco. Ecco che riprende subito dopo il rimbalzo la stella Roma, però c'è, ecco che c'è un'indecisione fra due giocatori. L'arbitro richiama l'allenatore della stella Roma, stella azzurra Roma, a invitarlo a sedere un po', no? Ecco che riprende di nuovo il gioco alla Cesarano. Cesarano c'è un grande gioco, però che non va bene. C'è un fallo da parte della stella azzurra Roma ai danni della Cesarano. Ecco che riprende il nuovo gioco della Roma, della Cesarano. Scafati, entra Cucco, ci prova subito in area, entra e fa un canestro da due. Roma che subito va in attacco, non perde tempo. Provano ad entrare in area subito, ci provano da tre e non sbagliano. E c'è il rimbalzo da parte della Cesarano, c'è un gran passaggio da parte di... E c'è lo sbaglio, c'è un grande passaggio che si era portato in aria, però non è andato in un buon fine. C'è il fallo e quindi anche due tiri liberi da parte della Cesarano. E il primo entra. Ecco il secondo tiro libero. Entra anche il secondo. E riprende subito il gioco la stella azzurra Roma, che sembra che hanno sempre più voglia di continuare a vincere. Oh! E fa un ingresso che la difesa della Cesarana si addormenta un po' e entra subito in area e quindi c'è un gran canestro da parte della stella azzurra Roma. C'è un gioco veloce da parte della Cesarana che fa un passi in area, quindi ritorna subito il gioco alla stella azzurra Roma. Palla alla stella azzurra Roma. Ecco che riprende il gioco alla stella azzurra Roma. Tornano con un gioco molto veloce da parte della stella azzurra Roma.
ecco che si trovano subito in area dentro l'area, ci prova da due e non sbaglia. Ecco che Cucco ci prova con un grande interno e ce la mette dentro, signori. Cucco con un gran canestro da due. A 5 minuti dalla fine del secondo quarto si trovano 17 pari. Ecco che la Stella Azzurra Roma prova ad entrare sempre in area, ci prova da due ed entra. Riprende il gioco di nuovo la Cesare Sarano, sempre con Cucco. Ecco che c'è un gioco molto veloce da parte della Cesarano e ci prova da tre ed entra con il numero sempre 10 Cucco, il nuovo acquisto da parte della Cesarano. Ecco il numero 6. C'è l'Azzurra Roma che si trova subito stranamente in area, che anche punta a fare un canestro da due e c'entra subito. Vende il gioco alla Cesarano. Ecco Cucco che si trova subito in area. Oh, e sbaglia. Ecco da tre. Ci provano Stella Azzurra Roma e chiamano anche un time out. Dopo il time out, palla alla Cesarano. Riprende il gioco della Cesarano. Ecco che ci prova da tre e sbaglia la Cesarano. Stella Azzurra Roma che subito prova ad attaccare velocemente, entra subito in area e sbaglia. Bello, riprende subito il rimbalzo da parte della Cesarano, però subito viene fermato la velocità della Cesarano. E da tre ci prova Moncelli, da tre ci prova e entra, fa un canestro da tre. Ecco che se l'Azzurra Roma ci prova subito. Oh, e da tre. Ecco che subito un veloce gioco e ci prova e un grande gioco da parte della Cesarano, che subito si trovano in aria con un grande ragazzo che prova da due e ci entra, e riprova pure della Stella Azzurra Roma da tre. La Cesarano di nuovo in possesso palla. Ecco che la Cesarano da tre con il numero 21. Time out da parte della Stella Azzurra, 28-23.
Sì, sì. Gli arbitri di campo chiamano i giocatori in campo. Se, palla Stella Azzurra Roma. Riprende gioco Stella Azzurra Roma con il numero 11. Ecco che il numero 11 ci prova ad entrare subito in area. C'è un passaggio, ecco che ci provano ad andare, c'è un fallo. La parte del numero 21 della Cesarano a danni della Stella Azzurra Roma. Palla di nuovo a Stella Azzurra Roma. Ecco, Stella Azzurra Roma ci prova da tre. Niente da fare. Riprende il gioco sul rimbalzo la Cesarano. Ecco che ci provano da due ed entra da due con un grande gioco filtrante. Ecco che la zona nuova riprende il gioco subito, ci prova anche da due però sbaglia. Fallo da parte della Stella Azzurra e quindi c'è subito gioco, c'è un tiro, due tiri liberi da parte della Cesarano. Beh, con il primo il tiro libero e c'entra anche il primo, sì. Ecco il secondo tiro libero ed entra anche il secondo. Riprende il gioco subito la Stella Azzurra Roma. Ecco che provano, la Stella Azzurra Roma ci prova ad entrare subito in area, ci prova, non si capiscono fra di loro, però c'è un gioco che porta i due punti da parte della Stella Roma. Ritorna il gioco per la Cesarano, provano. C'è un grande gioco di velocità, ci provano da tre e sbaglia. Riprende il gioco però sul rimbalzo la Cesarano, prova da due e sbaglia. Riprende subito in grande velocità Stella Azzurra Roma e entra subito in area, ci sbaglia, però riceve anche un fallo, c'è il canestro e c'è anche il fallo. Ecco il primo tiro libero da parte della Stella Azzurra Roma che entra ed era l'unico anche. Prende il gioco subito la Cesarano,
Ecco che c'è un grande passaggio, però riprende, però riprende subito lo stesso pallone a Cesarano. Ci prova da tre Cucco e c'entra anche da tre. Prende sempre ancora 5 secondi. Ecco che perde la palla Stella Azzurra Roma. Ci prova la Cesarano, però non ce la fa. Ed è finito così anche. Si ricomincia il terzo quarto, con il terzo quarto, con un punteggio di 35 a 28. Da parte per la Cesarano. Ora inizia palla per la Stella Azzurra Roma, che inizia il loro gioco del primo, del terzo quarto. Ecco che riprende il gioco la Stella Azzurra Roma. C'è un fallo. Da parte della Cesarano a sfavore per la Stella Azzurra Roma. Riprende gioco la Stella Azzurra Roma. Con il numero 12. C'è uno sbaglio da parte della Stella Azzurra Roma, che dà la palla alla Cesarano, che va direttamente al canestro con grande agilità. Ecco Stella Azzurra Roma che riprende la palla, però continua a sbagliare sotto canestro. Perde palla, riprende sul rimbalzo di nuovo la Cesarano, che va al numero 7 sempre. La Cesarano ci prova da tre Cucco e sbaglia, però riprende sempre sul rimbalzo la Cesarano, però va invece la Cesarano alla Stella Azzurra Roma. Stella Azzurra Roma che ci prova sotto canestro, non ha niente da fare, perde palla, riprende palla di nuovo la Cesarano. Ecco che ritorna il gioco della Cesarano in gran velocità da Cucco in aria e si acquisisce un fallo. C'è un time out. Ecco che gli arbitri chiamano i giocatori in campo. Stella Azzurra Roma tenteggia un po' di entrare in campo. Ecco che rientra anche la Stella Azzurra Roma. Si riprende il gioco da parte della Cesarano. Ecco che riprende di nuovo la palla Cesarano, la squadra della Cesarano. Il numero 8. Ecco che il numero 6 prova un canestro un po' alla fortuna, che entra da 2. Ecco che se l'Azzurra Roma ci prova da 3 e sbaglia e riprende, perde palla la Stella Azzurra Roma, però riprende la Cesarano con un fallo. La Stella Azzurra Roma blocca il tentativo di canestro alla Cesarano.
palla da Cesarano, palla sempre Cesarano che prende la palla di capo, da tre ci prova la Cesarano e sbaglia, riprende di nuovo il rimbalzo la Stella Azzurra Roma, che prova con un grande infiltramento a fare canestro, però sbaglia e riprende subito il gioco sul rimbalzo la Cesarano, e la Cesarano fa un passi, riprende subito il gioco la Stella Azzurra Roma dopo il passi fatto da Cucco, e la Stella Azzurra Roma fa un gioco davvero molto veloce in questo terzo quarto. Dopo un grande passaggio che provano da due, cioè sotto canestro, e sbagliano. Ed esce fuori la palla, riprende il gioco la Cesarano. Ecco che riprende il gioco con Di Capua. Di Capua. Ci provano da tre la Cesarano ed entra con il numero 8 Petrucci. Ecco che la Stella Azzurra Roma sbaglia un canestro da due. Ecco che subito c'è il gioco veloce da parte della Cesarano e che c'entra subito dal numero 6. Stella Azzurra Roma che prova da due che sbaglia, riprende sul rimbalzo la Cesarano palla, c'è un fallo da parte della Stella Azzurra Roma. Riprende il gioco la Cesarano. C'è un'infiltrazione, ci provano da due e c'entra Milnar. Ecco che riprende il gioco la Stella Azzurra Roma che prova ad entrare in qualche modo in area avversaria. Ci prova. Il numero 6 prova ad entrare in area avversaria, ci prova con un canestro che non entra. Ecco che riprende subito il gioco sul rimbalzo alla Roma. C'è un grande sbaglio da parte della Cesarano da 3. Riprende subito il gioco la Stella Azzurra Roma da 2. Ci provano? Niente. Riprende subito il gioco la Cesarano. C'è grande movimento di palla, grande velocità da parte delle due squadre. Ci prova a fare un passaggio di filtrante, ci provano da due e sbagliano, però c'è subito il rimbalzo da parte della Cesarano. Ecco che Di Capua viene stoppato, Di Capua, ma c'è anche un fallo. Ecco che riprende il gioco la Cesarano, scappa di basket con il numero 6. Ecco che Di Capua prova ad entrare in area. Cucco prova ad entrare in area, c'è un passaggio veloce. Cucco prova da 3 ed entra, signori. Ecco, c'è subito un passaggio veloce, riprendono subito il gioco la Stella Azzurra Roma.
vuole provare in tutti i modi a recuperare i punti nello svantaggio di più 20 da parte della Cesarano. Ecco che c'è un gioco veloce da 3, sbaglia, provano da 3 ma sbagliano Stellazzurro Roma, e c'è anche un fallo sotto canestro. Alla Stella Azzurra Roma e sbagliano, mamma mia, c'è uno sbaglio da parte di Seye che non fa arrivare la palla al compagno, e c'è di nuovo il possesso, la palla ce l'ha la Cesarano che perde con un fallo la palla. Adesso riprende il gioco la Cesarano. Riprende il gioco la Cesarano. Ecco. Ok, la Cesarano ci prova. Fare un passaggio frittante ma non riesce. Riprende quindi subito il gioco la Stella Azzurra Roma. Prova da 2 la Stella Azzurra Roma ed entra. La Cesarano ci prova, un grande gioco di velocità. Ecco, c'è un passaggio filtrante, ma niente, non funziona. Prende il gioco l'Azzurra Roma. Si prova in qualche modo a entrare in area, ci prova da 2 e c'entra, signori. La Stella Azzurra Roma vuole avvicinare man mano al punteggio. Ecco che c'è un grande passaggio da parte di Di Capo. Ecco che Di Capo ci prova da 3 ed entra. Prende subito il gioco alla Stella Azzurra Roma, che prova ad entrare subito in area, ci prova da 2 però sbaglia, perdono palla. Prende gioco alla Cesarano. C'è un grande passaggio, però che non va ben fine, però. Riprende subito palla la Cesarano, c'è un grande passaggio, ci prova e c'è canestro, signori. Con il numero 7. Ci prova ancora Stella Azzurra Roma con un canestro da 2. Un time out, sì. Thank you.
Dopo il time out si rinizia, le squadre entrano in campo, palla alla Cesarano. Ecco che riprende il gioco la Cesarano. E c'è un fallo. Di avere due tiri liberi alla stella azzurra. Provano il primo tiro libero ed entra. Prende e gioca a stella azzurra Roma, no? Ci prova ad attaccare la stella azzurra Roma molto velocemente. Ecco che va sotto canestro, ci prova da due, niente. E perde la palla, ci saranno sul rimbalzo e sai è pronto a fare un canestro. Ecco che ci riprova di nuovo la Cesarano a fare punti. Ecco che c'è un passaggio filtrante da parte di De Capua e va a buon fine che c'è un canestro. La stella azzurra Roma che riprende subito il gioco in gran velocità. E prova da due, numero 14. E va a buon fine. Ecco che riprende il gioco alla Cesarano. Ecco che la Cesarano prova ad attaccare, però perde palla. Vanno velocemente la stella azzurra Roma, però perdono la palla. Di Capo riesce a recuperare subito palla sotto canestro. Prova un ingresso, ci prova da tre Di Capo ed entra. La stella azzurra Roma stava perdendo palla, allora riesce a recuperare. Ecco che riprende il gioco alla Cesarano, in grande velocità, la Cesarano e ci entra un canestro, da parte il numero 7 Ernesto, c'è un fallo da parte della Cesarano. Quindi riprenderà il gioco la stella azzurra Roma. Ci prova da tre, però c'è un fallo da parte del numero 4 della Cesarano.
quindi riprenderà il gioco di nuovo la Stella Azzurra Roma. Si trova da due e nulla da fare, sbaglio, si va, si riprende con il quarto con un punteggio di 60-39 da parte della Cesarano Scafati Basket. Ricomincia il gioco proprio la Cesarano Scafati Basket. C'è un fallo da parte della Stella Azzurra Roma. Ecco che riprende il gioco la Cesarano. Gran velocità. Perdono palla la Cesarano. Perde palla da Cesarano, però grazie a un tocco di mano dell'altra squadra avversaria. Quindi riprende il gioco la Cesarano. Ecco, ci prova da tre, sbaglia la Cesarano. Riprende però il suo rimbalzo di nuovo la palla da Cesarano. Cesarano di capo, ci prova da tre. Però c'è un rimbalzo subito da parte della Cesarano. Riprende in un modo così, c'è un grande gioco da parte della Stella Azzurra Roma e quindi va al segno con due punti. Riacquista subito la palla Stella Azzurra Roma. C'è un fallo da parte di Di Capo. C'è un time out. Ecco che gli arbitri chiamano i giocatori in campo. Riprende il gioco da parte della Stella Azzurra Roma. Ricomincia la Stella Azzurra Roma che prova ad attaccare in questo. Prova da due la Stella Azzurra Roma, non ce la fa, c'è anche un fallo da parte della Stella Azzurra Roma. Ricomincia la Cesarano. Dopo c'è un passaggio. Ecco che si ritrovano sotto canestro, ci provano, però perde palla Cesarano. Ecco che riprende il gioco la Stella Azzurra Roma. Perdono palla però in modo strano. Gioco da parte della Cesarano,
dopo che Stella Azzurra Roma perde palla, incomincia, c'è un grande passaggio che ci provano da due e lui riesce, incomincia un grande attacco da parte della Stella Azzurra Roma che va a segno da due punti, un canestro di due punti, ricomincia subito al Cesarano, però perde palla la Cesarano, ricomincia subito Stella Azzurra Roma da due, però non ce la fa. Ecco che ci provano da tre la Stella Azzurra Roma e non entra. Ci riprovano da tre ed entra, un grande canestro da parte della Stella Azzurra Roma. Ecco che la Cesarano prova ad attaccare velocità, c'è un grande passaggio frittante che va a buon segno dal numero 6 da 2. Ecco che ci prova Stella Azzurra Roma da 2 e ci va dentro, riprende subito il gioco la Cesarano, provano, ci prova ad entrare subito in canestro, ecco c'è un grande passaggio e c'è anche il canestro da 2 più il fallo. C'è il primo canestro e un primo libero. E che sbaglio, non abbiamo fatto di nulla. Non abbiamo fatto nulla. Ecco che ci prova la Stella Azzurra Roma da tre, però non va a buon fine. Ecco che la Cesarano riprova ad attaccare. Ecco che ci provano... Ci prova di capo da tre ed entra. Si chiamano un tema. Secondo me per evitare Tarantella, oppure io ci vado meglio a questo palo, se ci sono 4 gli arbitri richiamano in campo i giocatori e prendiamo diverso, così si è venuto la prima volta che ci disegnate di qua e sta prima volta a fare tutti i diversi e così è venuto lo stesso così, poi si riprende da un punteggio 67 a 48 per la Cesarano Scafati Basket, riprende il gioco subito da parte della Stella Azzurra Roma. Ecco che ci prova di nuovo la Stella Azzurra Roma da 2, niente, non riesce, rimbalzo da parte della squadra, già sarà la squadra di basket. Con questa palla ci saranno squadra di basket. Prende il gioco Stella Azzurra Roma.
ci provano da due e non va. Ecco che riprende di nuovo il gioco Stella Azzurra Roma dopo aver ricevuto il fallo. Ecco, c'è un fallo da parte di Stella Azzurra Roma, quindi ricomincerà il gioco la Cesarano, scappati basket. Riprende il gioco. Ci sono dei passaggi molto veloci da parte della Cesarano. Ecco che c'è un tentativo di entrare in area, ci provano da due e niente, non entra. Ricomincia subito velocemente la Stella Azzurra Roma, che si trova ci prova da tre la Stella Azzurra Roma ed entra. Ricomincia subito la Stella Azzurra Roma, stava per perdere la palla Cesarano. C'è un fallo da parte della Stella Azzurra Roma, quindi ricomincerà il gioco la Cesarano. Comincia il gioco la Cesarano con Di Capua che fa un passaggio molto frittante, che ci prova Petrucci, non, fa di nuovo un passaggio, Di Capua ci prova da due e entra con un grande passaggio, con un grande gioco di squadra la Cesarano si porta a casa altri due punti. Ci stavo provando alla Stella Azzurra da 3, però ci ha pensato su. Ci prova da 2 però, no? E non va. Perde palla la Stella Azzurra Roma, quindi riprenderà il gioco alla Cesarano. Ecco che riprende il gioco la Cesarano. Cesarano molto velocemente si ritrova già quasi in area, però riprende il gioco di nuovo Di Capua. Di Capua si trova in leggera difficoltà, ecco che lo tira, ci prova da 3, niente. Riprendono però rimbalzo subito la Cesarano. Ecco che c'è un grande passaggio di Di Capua che va a buon fine, però c'è il fallo da parte della Cesarano, quindi si riprenderà il gioco dalle lati della Stella Azzurra Roma. Ecco che la Stella Azzurra Roma prova ad attaccare molto più velocemente, ci prova da due e non sbaglia. Si va al time out. Mancano 3 minuti e 53 secondi alla fine di questo quarto, con un punteggio di 69-51 per la Cesarano Scafati Basket. Ecco che gli arbitri chiamano in campo i giocatori. Thank you.
ecco che riprende il gioco la Lazio, saranno scappati in basket. Prende il gioco, la Cesare non scopa di basso, in grande velocità provano ad entrare subito in aria, c'è un grande gioco di velocità, no? Di passaggi. Prova da Sergio da 3 e c'entra il numero 21, Sergio Biagio. Sergio lo stella azzurra di nuovo ad attaccare. Perdono palla la stella azzurra Roma, che va a favore della Cesarano, che si portano a casa questi altri due punti. Stella azzurra che prova ad attaccare, però non ci riesce, perde subito palla. Trova palla subito la Cesarano, che gioca più con ritmi lenti. Ci prova da 3 Cucco e c'entra. Ecco che se la Stella Roma riprende di nuovo palla. Perde palla la Stella Azzurra Roma, che va a favore della Cesarano. Ci prova il numero 7 della Cesarano, ma non sbaglia da 2. Riprende subito in gran velocità la Stella Azzurra Roma. Perde di nuovo palla, però c'è un fallo. Ecco che riprende il gioco di nuovo la Stella Azzurra Roma dopo il fallo ricevuto. Ecco che ci prova da 2 la Stella Azzurra Roma, niente, non sbaglia. Ecco che ci riprovano di nuovo, ma niente da fare. Però si prendono il fallo per i tiri liberi. Due tiri liberi sembra. Ecco il primo tiro libero e va dentro. Ecco che ci provano anche il secondo tiro libero. Ed entra anche il secondo tiro libero. Riprende di nuovo gioco alla Cesarano, scappa di basket. Ah, perde la palla la Cesarano, scappa di basket. Una buona opportunità per Stella Azzurra Roma, che va a buon segno con il numero 6 Mattia da campo. La Cesarano prova a riattaccare velocemente, c'è un grande passaggio a parte di Capo Roberto Malpete, che riceve il fallo. Quindi si ricomincerà dal fondo area da parte della Cesarano. Ricomincia il gioco. Ricomincia velocemente sempre il numero 6 e sbaglia. E però c'è un canestro da parte del sempre del Stella Azzurra Roma. C'è un giocatore a terra, si tratta di Capua. Forse un piccolo infortunio al ginocchio, un ginocchio sinistro forse. Sembra però tutto che va di bene. Si rialza. Va di tutto bene per Di Capo. Lì comincia il gioco la Cesarano. Perdono però palla, non si sa come, la Cesarano.
quindi regalano i due punti alla Stella Azzurra Roma. Si va a tema 8, manca 1 minuto e 26 con un punteggio 77 a 59 per la Cesarano Scapa di Basket. Gli arbitri richiamano in campo i giocatori. Manca 1 minuto e 26 alla fine di questo quarto quarto. Palla che va alla Cesarano, che inizia la Cesarano. Si ricomincia. Ecco, si trova in difficoltà. C'è un grande passaggio. Ci provano da tre. Non sbaglia Petrucci. Roberto prova a prendersi la palla di nuovo. C'è un fallo. C'è un fallo da parte della Cesarano. Ricomincia subito il gioco la Stella Azzurra Roma. Ci provano da tre e non sbaglia. La Cesarano prova adesso a fare un gioco molto più c'è un passaggio frittato da parte a fuori di Malpede, però non entra a fare canestro. Quindi si ricomincia, acquistano sul ribalzo la palla la Stella Azzurra Rossa che con la 2 e sbagliano. Però riconquistano il nuovo palla pure con un fallo. Azzurra Roma che riceve uno dei due, fa il primo lo sbaglia, uno dei due tiri liberi, c'è il secondo tiro libero e va a segno questa qua, quindi ricomincerà subito il gioco la Cesarano. Grande gioco di velocità da parte della Cesarano con la palla. Ci provano da due e va a segno Mattia Q, Marco Cucco. Ci provano Stella Azzurra ad entrare in area, non ci riescono. Ci provano da tre la Stella Azzurra e entra e finisce così la partita 79-60 per la Cesarano Scafati Basket.